soprattutto la fortuna di essere segretario di un movimento in cui milito da 27 anni, in un anno storico in cui finalmente la battaglia per il federalismo e per l'autonomia la possiamo vincere non al gazebo, non con una raccolta di firme, non con una fiaccolata, non con una manifestazione, ma con due referendum veri, il 22 ottobre, che sono due referendum su cui avranno gli occhi e le orecchie aperte i paesi di tutto il mondo, perché sono due occasioni di libertà, di giustizia, di partecipazione e di buona politica. Sicuramente per 15 milioni di lombardi e di veneti che dopo 30 anni di fatiche e di battaglie hanno l'occasione storica di dire sì, voglio autogovernarmi senza intromissioni e vincoli dello Stato o di Bruxelles. Quindi è un'occasione storica nel nome della libertà, sicuramente per Lombardia e Veneto, ma è un'occasione storica anche per gli altri 45 milioni di italiani, perché se vince il sì in Lombardia e in Veneto, io vi chiedo se siete d'accordo o no sul fatto che io dal giorno dopo, suole delle scarpe consunate e zaino in spalla, comincio a girare tutta Italia, da nord a sud, per offrire la stessa possibilità alla Liguria, all'Emilia, all'Abruzzo, alla Puglia, al Piemonte e a tutti quelli che vogliono una politica sicura e vicina ai propri cittadini. Sì o no? E io ve lo chiedo perché qualcuno il parere degli italiani lo chiede coi click, coi click. Scelgono i sindaci coi click. Evidentemente sbagliano qualcosa. Se col click è uscita una marziana come Virginia Raggi che sta distruggendo quello che era rimasto della capitale, se coi click è uscita l'Appendino, è uscito il sindaco di Livorno, è spuntato il funghetto Di Maio, che ho visto stamattina ha detto ai giornali bisogna bloccare l'immigrazione clandestina. Fategli un applauso, c'è arrivato, ci ha messo qualche anno.